eccoci in navigazione verso Beveridge Reef, continua a chiamare. Eccoci in navigazione verso Minerva Reef, questo è il tramonto che c'è davanti a noi, spettacolare, spettacolare. E dietro c'è già una luna pazzesca. Partiamo da Tonga qualche giorno prima di Natale per affrontare questo tratto di oceano lungo 1100 miglia verso la Nuova Zelanda. La meteo non ci è particolarmente favorevole. Dovremo dividere la navigazione in due tratte fermandoci a Minerva Reef per un paio di giorni affinché la perturbazione sulla nostra rotta ci lasci la strada libera. Minerva Reef, contro sole, stiamo entrando, si vede poco però, eh? Minerva Reef è un atollo che si trova a 350 miglia a sud-ovest del Regno di Tonga e a circa 800 miglia dalla Nuova Zelanda. È una tappa abbastanza frequentata dai navigatori di questa parte dell'oceano. L'entrata della passa è a nord-ovest, non segnalata, ma cartografata con una buona precisione. È molto larga e non presenta alcun pericolo. In realtà, Minerva Reef è composto da due atolli, uno nord e l'altro sud. Prendono il nome dalla prima nave baleniera che naufragò nell'atollo di sud nel 1829, anche se erano noti fin dal 1807 scoperti dalla nave Rosalia. Le barche a vela preferiscono l'atollo di nord perché ha una pass sottovento con una zona sabbiosa al suo interno molto vasta e profondità media di circa 10 metri quasi ovunque. Inoltre, nonostante la marea di quasi 2 metri in questa zona, il reef, soprattutto nella parte est, non viene sommerso del tutto, garantendo così un buon ancoraggio anche con vento sostenuto. Fra i giramondo circolano leggende riguardo la presenza di quantità incredibili di enormi aragoste e di squali tigre stanziali in modo particolare nella pass. Arriviamo a Minerva Reef molto tardi nella stagione, è la vigilia di Natale e siamo l'unica barca presente nell'atollo. Il giorno di Natale decidiamo di scendere sul reef quando la bassa marea lascia più esposta la barriera corallina. Il tratto da percorrere con il gommone non è lunghissimo, ma siamo in ansia. Dovesse accadere qualcosa, siamo l'unica presenza umana nel raggio di quasi 1000 miglia. Sulla barriera corallina solo il mare, il vento e il verso degli uccelli marini la fanno da padrone. Ci sgranchiamo le gambe e dopo qualche foto torniamo in barca. Usciti dall'atollo, l'oceano ci ricorda chi comanda, onde e vento sono i padroni di questa zona di mare. La realtà è un poco diversa dalle previsioni, così per un paio di giorni siamo costretti ad una navigazione di bolina, la più scomoda e bagnata. La prima bolina dopo tanti anni di solo andatura portante. Stringiamo i denti, la barca è veloce e sicura e ci avviciniamo alla Nuova Zelanda dove prevediamo di arrivare per l'ultimo giorno dell'anno. A meno di due giorni dal nostro arrivo, la coda della perturbazione lascia spazio al bel tempo, poco vento e sole tiepido. Dopo tutta questa bolina, accendiamo il motore con piacere. New Zealand, siamo arrivati! Benvenuti in Nuova Zelanda! Come ha fatto?
prima tappa il Marina di Marsden Cove, dove la dogana, l'immigrazione e la biosicurezza ci aspettano. Ufficiali molto cortesi e gentili svolgono velocemente il loro lavoro, aiutati da un labrador dotato di calzini, addetto alla ricerca di droga e denaro contante. Whangarei è la nostra destinazione finale, dove trascorreremo l'estate australe. Il Marina è situato all'interno del fiume Atea, proprio in centro città. Per arrivarci è necessario passare sotto al ponte mobile Te Matao Apoe, che in lingua maori significa l'amo da pesca di Poe, il capo maori che ha dato il benvenuto ai primi coloni inglesi nel villaggio che oggi è Whangarei. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace. E ricordati di iscriverti al nostro canale.